Io lascio la parola a Marco Meloni, e quindi la parola alla politica. No, lo dico in senso positivo. Marco ha ascoltato tutti i dibattiti, sono 3 giorni e ne approfitto per ringraziare tutti quanti, rettori, colleghi, ricercatori, studenti che si sono susseguiti su questo palco. È stato un investimento del Partito Democratico in questa avventura, è stato un investimento che ha dato per ora i suoi frutti, perché la discussione è stata molto utile, almeno per noi, per Marco anche credo. Gli lascio la parola perché è giusto che la politica, dopo questa carrellata di dibattiti, alcuni anche molto animati come quello di oggi pomeriggio, ma anche il primo giorno sulla ricerca, sulla cultura, ci faccia un bilancio finale prima di dare la parola al dibattito fra Luigi Zanda e Pisano. Grazie. Io provo a dire qualcosa su questo dibattito, sulle affermazioni che ho sentito ora, e credo che in premessa sia giusto davvero esprimere anche una forte soddisfazione, perché è stata, proseguiremo ancora domani, ancora fino a domani sera, con discussioni meno legate ad aspetti tecnici dell'università, sono stati giorni molto positivi e molto interessanti. Io mi auguro anche per chi ci ha ascoltato, abbiamo cercato di fare in modo che attraverso tutte le vie possibili, usando molto internet, usando molto la possibilità di discutere tra noi, fosse una discussione aperta più che un insieme di comizi o di discorsi questa festa. E da qui, siccome poi non parlo più, voglio ringraziare davvero tutti, a partire dai ragazzi, dai volontari, da chi ha trascorso molte delle giornate di agosto per organizzare questa festa. Ora, io... Si inizia sempre dall'ultimo intervento, perché è quello che si conserva meglio nella memoria. Solo per questo mi riferisco a alcune cose che ha detto Mancini, nel senso che forse se l'università e chi rappresenta le università avesse espresso un allarme altrettanto forte a quello che io ho appena sentito lo scorso anno, avesse sostenuto un po' di più chi diceva ma magari che un giovane che insegna all'università sia pagato per il lavoro che fa, magari che le università siano rette da decine di migliaia di ricercatori, docenti, che però non hanno la possibilità di diventare professori perché da qualche anno non si fanno dei concorsi. Non è colpa vostra, non è colpa di qualcuno. Voglio dire, se quando questo pericolo era altrettanto chiaro quanto ora, il mondo universitario avesse avuto un atteggiamento un po' più fermo lo scorso anno, 2 anni fa, forse non saremmo arrivati a questo punto. Io mi auguro che voi sarete capaci di dire che se l'università non può andare avanti, non può andare avanti facendo finta che possa funzionare senza docenti, senza servizi per gli studenti, senza il diritto allo studio, perché è una finzione, perché l'università che non può essere frequentata da uno studente che non ha più la possibilità di andarci, perché la crisi economica significa che per molte famiglie diventa una scelta che non è legata alla prospettiva di un ragazzo, è legata ai soldi che si hanno. E quando, lo abbiamo visto nelle presentazioni che abbiamo fatto prima, scopriamo che da noi il diritto allo studio è assicurato a 1/5 che ragazzi a cui è assicurato nel resto d'Europa, nelle nazioni con cui pensavamo di volere, di poter competere, e speriamo di poterlo riprendere a fare presto. Beh, e ci rendiamo conto che andrà sempre peggio, perché le risorse saranno molte, molto inferiori, e ci rendiamo conto che ci sono in molte regioni italiane il 50% dei ragazzi a cui viene detto tu hai il diritto alla borsa di studio, però non la puoi avere, e quindi arrangiati. Quando noi precludiamo in questo modo una possibilità che in tutta Italia ci sia la opportunità per i ragazzi di comprendere, da quando entrano a scuola a 6 anni, che esiste la migliore dell'affermazione sia del proprio talento individuale che sia del proprio contributo al benessere collettivo della società, è quello di formarsi e di poter lavorare e di poter fare delle cose che sono utili a se stessi e a tutti. E se noi facciamo per gli studenti e per i ricercatori molto spesso dell'università un luogo faticosissimo da frequentare, faticosissimo da conoscere,
un luogo nel quale è faticosissimo molto spesso seguire il proprio talento, nel senso che il proprio talento, io credo che fare il professore universitario sia una missione, un talento, una cosa che si fa perché si sente di volerlo fare. Non è un mestiere qualsiasi quello di inventare, ricercare, trasmettere il sapere, trasmetterlo ai ragazzi, trasmetterlo a generazioni di futuri docenti. Beh, queste persone dobbiamo sceglierle al meglio, dobbiamo sceglierle con dei meccanismi, dei criteri che tutti pensino siano capaci di selezionare quelli che al meglio possono fare quel lavoro. Allora, io credo che sia necessario che ci sia una consapevolezza collettiva che in questi anni si è fatto tutto ciò che allontana il sistema universitario da queste possibilità. E si è fatto tutto ciò che allontana il sistema universitario dalla possibilità che il nostro paese esca da una condizione di decrescita drammatica, utilizzando l'unica arma che ha a disposizione, quella di competere attraverso le intelligenze, attraverso la cultura, attraverso l'innovazione, attraverso la capacità di inventare dei destini produttivi che dobbiamo programmare, che dobbiamo perseguire, che nascono molto spesso nella ricerca che si fa nelle università, quasi sempre nascono lì e che nascono dappertutto. Questa università che si è costruita, ora non è questo, la critica al mondo accademico, a chi lo rappresenta, la relativa al primo aspetto, avrei voluto più decisione nello scorso anno, perché diciamoci un'altra verità, il pubblico, gli elettori, i cittadini, quelli che si informano attraverso i mezzi di comunicazione hanno capito cosa stava succedendo a dicembre, e qua c'è una grandissima colpa di chi comunica, e c'è una grandissima colpa di chi ha la cattedra per cui può scrivere sui giornali e può fare opinione, molto spesso professori universitari, devo dire. Se io penso che se avessimo chiesto a qualcuno di quei professori se conosceva qualcosa del contenuto della legge Gelmini, avremmo avuto molte risposte imbarazzanti. È accaduto questo in Italia negli scorsi anni, ora io dico, negli scorsi mesi, sta accadendo che ora ci siamo resi conto che una legge assurda non è attuabile probabilmente, ci vuole forse un altro anno, Walter Tocci è esperto nel calcolo, tra le altre cose, di quanti atti normativi secondari sono necessari semplicemente perché possa funzionare, perché si possa chiamare un nuovo professore, posto che ci siano le risorse per chiamarlo, che tanto non ci sono, quindi non c'è problema. Siamo stati forse tutti responsabili, io vorrei che qualcuno ci dicesse che noi dicevamo delle cose che penso fossero giuste lo scorso anno, perché non erano cose per cui noi non vogliamo che l'università funzioni meglio, noi non vogliamo che l'università sia responsabile delle azioni che compie e chi vi opera sia valutato per come lavora, per la ricerca che fa, per come fa la didattica, per come mette lo studente al centro delle sue attività, per come costruisce anche un sistema con le istituzioni di servizio agli studenti. Semplicemente pensiamo che quella che hanno chiamato riforma non facesse nulla di tutto questo e pensiamo che invece, su questo sono d'accordo, noi dovremmo dire noi non interverremo con nuove leggi, può darsi, certamente noi interverremo su una legge, perché la legge dello scorso anno, unita alla dequalificazione del sistema universitario, che ci porta, ci sono diciamo decine di statistiche possibili, alcune quelle sono quelle più classiche, possiamo dire quanto investiamo nell'università, siamo ultimi in Europa, possiamo dire quanti studenti italiani si laureano, siamo ultimi in Europa, possiamo dire varie cose, analisi quantitative e analisi qualitative della possibilità di accesso degli studenti al più alto grado di studi, come direbbe la Costituzione. Siamo in una condizione drammatica, siamo in una condizione di arretratezza che si sta incrementando in questi anni. Io vorrei che noi capissimo che dobbiamo misurarci con l'Europa, che dobbiamo ripartire da come l'Europa riorganizza le proprie università, che dobbiamo capire che noi abbiamo una grande tradizione che produce ancora attività di ricerca di altissimo livello, lo diceva prima il professor Petrocelli per esempio, ma dobbiamo comprendere che o siamo competitivi e comprendiamo come è necessario che lo studente sia al centro dell'organizzazione dell'università, di come si vive nell'università, o comprendiamo che è necessario che ci sia una classe di docenti di elevata qualità, che siano selezionati bene, è necessario che noi investiamo le risorse per
come vengono valutate le università e non per come il ministro decide di fare una cortesia a qualcuno o di acquisire il consenso di qualcuno. È un sistema come minimo totalmente anarchico, ma non è anarchico, c'è un potere molto determinato e molto lontano da qualunque meccanismo di merito, di prevedibilità. Io vorrei sapere in base a cosa vengo valutato, per quale ragione posso far crescere un'università. Io credo che se noi reimpostiamo la politica universitaria del paese, dobbiamo farla mettendo tutti gli attori con le proprie differenti responsabilità dentro un processo per cui esiste una responsabilità dell'Accademia che deve pensare per il paese, che deve avere un suo disegno di come si sviluppa l'università, che deve riprendere in mano il testimone. Insomma, l'università italiana è cresciuta e cambiata perché dei professori, perché che rappresentavano un movimento culturale, ha pensato a come si potessero riorganizzare gli studi, a come si potessero accogliere molte più persone, si potessero formare molte più persone con una formazione di base molto più diffusa e con una qualificazione più elevata a seconda delle vocazioni e delle potenzialità di qualcuno. È un vostro dovere questo, è un dovere della politica e delle istituzioni essere unite attorno a questa battaglia. Insomma, io trovo che quello che ha fatto la destra in Italia, e finisco perché si fa tardi, non l'abbia fatto nessuna destra al mondo, nel senso che disinvestire sull'università, possiamo avere una opinione diversa su come si costruisce l'università, possiamo avere un'opinione diversa su come si governano gli Atenei, sullo spazio che hanno le rappresentanze nel governo degli Atenei, ma disinvestire strategicamente perché è meglio che non ci siano persone formate è un errore drammatico di cui però la responsabilità sta in capo a chi ha governato l'Italia in questo decennio, e questo decennio non a caso ci consegna un paese che ora per ora, e noi speriamo che siano sempre meno le ore, affonda per una credibilità del governo e di chi lo guida assolutamente sotto ogni tollerabilità. Per cui noi facciamo appello sempre a tutti perché si sveglino e facciano tutto quello che possono per farci superare questa condizione. Ma in questi anni non è un caso che noi siamo in questa condizione, ma comunque, al di là della crisi, dell'emergenza finanziaria di questi giorni, di questi mesi, siamo l'ultimo dei paesi al mondo per crescita dopo Haiti. C'entra qualcosa col fatto che noi abbiamo fatto oggi, e ho finito, voi ieri avete detto se non ci sono questi soldi le università chiudono, vi diamo le chiavi. Il ministro Gelmini ha detto, ma no, con tutti i tagli e con le manovre rigide che stiamo facendo non abbiamo tagliato la scuola e l'università, grazie. La manovra, la scuola e l'università l'hanno subita come delle cavie nel 2008 e nel 2009, quando c'era ancora la possibilità di decidere, quando gli altri paesi europei decidevano di investire lì, quando invece qui si doveva salvare l'Italia o togliere l'ICI per pagare una cambiale elettorale. Io lo dico tutte le volte che parlo e lo diremo in tutta la campagna elettorale. Hanno scelto di sottrarre miliardi di euro che dovevano essere spesi meglio, che devono essere spesi in un sistema riformato, che devono essere spesi in un sistema per cui noi diremo che la legge che c'è va cambiata, perché dobbiamo dare libertà e regole e responsabilità a chi sta nell'università e agli Atenei. Però hanno fatto questa scelta strategica, si può dire che siamo sempre in tempo, siamo in tempo per l'università, per la ricerca e per l'istruzione, quanto è in tempo il paese a riprendersi, cioè tempo ce n'è pochissimo. Noi abbiamo fatto in questi mesi un percorso che si concluderà con una convenzione che non a caso si chiama Convenzione per la ricostruzione nazionale. Uno degli assi di questa convenzione, dei cinque assi di questa convenzione, sarà la conoscenza, l'istruzione, l'università e la ricerca. Noi diciamo che qualunque possibilità di riformare al meglio e di indirizzare investimenti che sono vitali perché i cittadini siano cittadini formati e l'economia si sviluppi e questo ridiventi un paese coeso e competitivo, li indirizzeremo laddove esiste la speranza di futuro dei giovani e la speranza di ripresa dell'Italia. Grazie. Allora, il direttore dell'unità Claudio Sardo, ora, come abbiamo preannunciato, intervisterà il vicepresidente del gruppo parlamentare del Partito Democratico al Senato, Luigi Zanda, e il presidente Pisanu, che è presidente della commissione antimafia. Buon ascolto e buon lavoro a tutti.